queste cose ragazzi, lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdere niente dei video futuri. Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa. Soprattutto ragazzi, cliccate sulla campanellozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri. Buona visione. Ascoltate! Tutti i viaggiatori in arrivo dalla costa dalmata devono farsi visitare da un medico, dati i focolai di pestilenza nella regione. Per il bene di tutti, fatevi visitare il più presto possibile! Ricordate! Se vi servono ferri, armi, armature, lucchetti o coltelli, non scordatevi della... Per il bene di tutti, fatevi visitare il più presto possibile! Maestro Da Vinci? Sì? Ben arrivato! Mi chiamo Alvise. Il signor Donà mi ha chiesto di accompagnarvi alla bottega. Siete pronto? Ah, Venezia! Non v'è luogo altrettanto bello, altrettanto stabile e perfetto. Venite, vi mostrerò le sue meraviglie. La prima tappa, il ponte di Rialto. Guardate l'eleganza con cui si staglia sul canal Grande. Qual è il piano? Simbolo di unità e orgoglio. Aspettate. Veneziano. Proseguiamo. Eccoci qua, San Giacomo di Rialto, la chiesa più antica di Venezia. Non è splendida? E il suo orologio? Magnifico, eh? Seguitemi, c'è altro da vedere. In seguito al tragico decesso dell'ambasciatore portoghese, il consiglio rammenta tutti i cittadini di non mangiare il pescato dei canali. Nessun'altra città può eguagliare i mercati di Venezia. Che si tratti di spezie o di sete, da terre lontane e vicine, c'è... T'avevamo detto di stare a casa. Ma ho pagato il nolo. Ho tutto il diritto di vendere qui. Emilio non è d'accordo. No, no, fermi, fermi! Proseguiamo il nostro giro altrove. Guarda, non è curiosa? Ti spiace comprarmela? Ho lasciato il denaro fra i bagagli. Ehi, sta un po' attento, coglione! Se volete del lavoro di qualità a un prezzo contenuto, siete venuti dal luogo giusto! E questo è il Palazzo della Seta, dimora di Emilio Barbarigo. Normalmente vi inviterei a guardarlo più da vicino, ma vista la situazione... Perché? Che è accaduto? Sta cercando di unire i mercanti sotto un'unica egida. C'è stata una certa resistenza, anche violenta. Che tipo di resistenza? Dicono di combattere per il popolo, per la libertà e altre sciocchezze del genere. Baggianate, a mio avviso.
M'hanno distrutto la bancarella. Esigo un risarcimento. Eccoti servito. Il doge lo verrà a sapere. Vi denuncerò al consiglio. Tanti auguri, amico mio. Che state facendo? Sei in arresto per intralcio al commercio. Cosa? Cosa vi inventate? Non c'è una legge simile. Adesso c'è. No, fermi! E ora vi presento la vostra bottega, Ser Da Vinci. Non abbiamo badato a spese per realizzarla. Vedrete, è perfetta. Non vi farà rimpiangere Firenze. Vi auguro ogni successo e spero che apprezzerete Venezia quanto essa apprezza voi. Infine ci siamo. Emozionante, vero? Ti va di entrare? Magari più tardi. Devo visitare il Palazzo della Seta e ottenere udienza da Emilio. Come vuoi. Ma se dovessi avere del tempo libero o un'altra pagina del codice, vienimi a trovare. La mia porta è sempre aperta. Grazie, amico mio. Di nulla. Nobili prezzi per nobili articoli, armature degne di un imperatore e della sua borsa.